Ho sempre pensato di essere stato l'unico chierichetto sulla faccia della terra, capace di interrompere una funzione religiosa con un boato primitivo, ancestrale, incontenibile. Successe al momento della predica e gettai sgomento e terrore sulle pie donne in chiesa. Il parroco, molto pratico, dal lambone disse un semplice «Scusate un attimo». Chiese time out, come ad una partita di basket. Mi accompagnò in sacrestia e mi domandò un po' preoccupato «Che succede?». Tra i singhiozzi sussurrai «È successa una tragedia. Mi hanno ammazzato le galline per mangiarle». Mi aspettavo un sonoro ceffone o una sfuriata di biasimo che seppellisse nel ridicolo la mia stravagante concezione delle galline. Per me, esseri pensanti e degni di rispetto. Invece il vecchio prete, non ridendo affatto del mio dramma infantile, in quella lontana mattina di novembre, fissando i campi, disse solo «È questa la tragedia della vita, che ti rubano le cose più care senza neanche accorgersi del danno che ti fanno». Parlerò io con tua madre. Adesso torniamo di là. Altrimenti di vecchie galline stramazzate al suolo, ne troviamo tante altre in chiesa. Un parroco di campagna diede a un bambino la forza di credere a un mondo possibile. Il libero paese delle galline felici. E le mie sono galline felici. La porta del pollaio viene chiusa pro forma ogni sera. Per il resto scorazzano sui prati in tutte le stagioni, come e quanto gli pare. Incarnano perfettamente il detto «meglio un giorno da gallina ruspante che 100 da pollo d'allevamento». Quando devono trasformarsi in arrosto, non sono mai presente. Comprendo che sia necessario. Carlo dice loro «oggi a te, domani a me». Il destino è uguale per tutti coloro che respirano, anche se facciamo finta di non saperlo, perché questo ci mette in imbarazzo.